Colleghe e colleghi, nella giornata del 1° dicembre è venuto a mancare all'età di 91 anni Gerardo Bianco, già membro di questa Camera in diverse legislature, ministro e parlamentare europeo. Nato a Guardia Lombardi il 12 settembre 1931, laureato in lettere classiche, è stato docente universitario di storia della lingua latina e letteratura latina presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Parma. Protagonista della vita politica nazionale, è stato un esponente di primario rilievo della Democrazia Cristiana, per la quale è stato segretario provinciale di Avellino, poi eletto consigliere provinciale, nonché responsabile del settore della ricerca scientifica e dell'Ufficio Studi, e successivamente del Partito Popolare Italiano, nelle cui fila è stato dapprima segretario dal 1995 al 1997 e poi presidente dal 1997 al 1999. Ha dato infine un contributo significativo nell'ambito del processo di fondazione dell'Ulivo. Eletto alla Camera per la prima volta nel 1968, ne è stato membro per 9 legislature, dalla quinta alla undicesima e nelle legislature quattordicesima e quindicesima. Nel corso della sua lunga attività parlamentare è stato componente delle commissioni giustizia, affari esteri, bilancio, difesa, istruzione, lavoro, agricoltura, nonché della Giunta per il Regolamento. Ha rivolto grande attenzione alle tematiche comunitarie in qualità di Presidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nella IX legislatura e di membro del Comitato per la diplomazia parlamentare e Presidente delle delegazioni parlamentari presso l'Assemblea del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale. È stato anche parlamentare europeo nella IV legislatura. Nel corso della X legislatura ha ricoperto la carica di vicepresidente della Camera fino al 1990, allorquando è divenuto ministro della pubblica istruzione nel VI governo Andreotti. Profondamente legato al Meridione, nella sua attività politica si è costantemente fatto portavoce delle istanze del Mezzogiorno, anche in qualità di presidente dell'Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno, incarico che ha ricoperto dal 1998 sino alla fine. La sua grande cultura e il suo alto senso delle istituzioni, insieme allo stile garbato e sempre misurato, sono i tratti che ne definiscono meglio la personalità e che sono rimaste nel cuore di tutti coloro, colleghi parlamentari e cittadini, che qui a Montecitorio gli hanno reso l'ultimo saluto visitando la Camera Ardente e partecipando alle esequie. Con la morte di Gerardo Bianco scompare una figura di altissima levatura politica e culturale. Un fine intellettuale che ha saputo efficacemente coniugare un'appassionata attività di studioso con un intenso impegno nelle istituzioni e nella politica. Ai familiari qui presenti desidero quindi rinnovare l'espressione del più sentito cordoglio anche a nome dell'Assemblea, invitandola a un minuto di silenzio.